Oggi amici ho sperimentato il terrarium. In realtà questo è un sogno che avevo fin da quando ero piccolo, da quando li ho scoperti, no? Però non ho mai osato farne uno perché sapevo che poi magari faceva una brutta fine. Perché poteva creare, avevo paura creasse muffa, umidità. E cacciasse muffa nel terreno. Sapere che i terrarium sono fatti in genere in delle bocce trasparenti o dei contenitori, comunque preferibilmente in vetro trasparenti. E quindi ovviamente si crea una sorta di microclima interno e dovrebbero vivere in quella maniera. Però c'è il pericolo, come sempre, ed è per questo che io non l'ho mai fatto in vita mia. E adesso per la prima volta ho detto ok, voglio tentare che si crei appunto la muffa all'interno e quindi le piante possano marcire e nel terreno possa uscire appunto questa sorta di muffa, ecco. Ora, ho voluto tentare questa volta, per la prima volta, perché ho visto un bel contenitore che ho scoperto quando così stavo facendo un giro dai cinesi famosi, dei famosi cinesi, e ho trovato un bel contenitore in vetro e che mi ha ispirato. Ho detto ok, voglio farlo, tentiamo, usando però tutte le accortezze del caso, cioè usando anche dei materiali porosi che attraggano l'umidità e quindi tolgano l'eccesso di acqua, che di goccioline d'acqua che si possono creare all'interno appunto del nostro terrarium. Ora, ho cercato di usare tutte le accortezze del caso, speriamo vada bene. Se andrà bene, ovviamente io l'ho già composto, ve lo faccio vedere, adesso lo andiamo a vedere. Se andrà bene, okay, ne farò altri. Se non dovesse andare, deporrò le armi definitivamente questa volta. A dopo, ragazzi. Ah, stavo per dimenticare. Le piantine utilizzate per il terrarium, per fare un terrarium, devono essere o piante grasse, e per piante grasse intendiamo non le succulente, ragazzi, perché quelle già sono cariche d'acqua e basta un po' e marciscono, ma le piante grasse vere e proprie, quelle con le spine. Possiamo poi utilizzare un altro tipo, sempre di piante grasse, quelle con le foglie un po' più coriacee, piccoline, quelle piantine che troviamo spesso ai mercatini, ai supermercati e che poi comunque adesso andremo a vedere. E che altro? Questo per un terrarium che può essere sia aperto che chiuso. Però c'è molta differenza perché per le piantine che fanno parte di un terrarium, se lo vogliamo chiuso, devono rigorosamente essere quelle, solo quelle, tra cui abbiamo l'asparagus plumosus di cui parlammo in un precedente video. Potete andare a trovarlo tra i vecchi video di cui parlai, e quello è adattissimo, per esempio, per fare un terrarium chiuso. Non assolutamente le piantine grasse, quelle classiche, spinose, perché quelle hanno bisogno di un terrarium aperto o comunque almeno con un'apertura. Questo terrarium è un po' particolare quello che ho fatto io perché ha due aperture, una centrale, ecco perché mi è piaciuto quel vaso che ho trovato poi dai cinesi, fatto con un vetro molto sottile, e quello è il più bello perché il vetro somiglia quasi al vetro soffiato, ma in realtà non so se sia proprio vetro soffiato, fatto sta che è molto delicato, quindi dovete fare molta attenzione perché si può spaccare facilmente col peso. E la genialata, qual è stata, ragazzi? È stata questa. Siccome il terrarium si compone all'interno, alla base, bisogna mettere delle pietre, circa un 6 cm di pietre. Molti usano pietre comuni, pietre di fiume o comunque quarzi, ma è secondo me sbagliato. Io ho avuto un colpo di genio in questo. Praticamente dal cinese, neanche a farla apposta, avevo visto delle pietre che erano in realtà delle pietre pomici che vendevano in pacchetti, in sacchetti, insomma. Ho detto, ma che strano, vendono le pietre pomici, forse per comporre sapete, quei fiori secchi, una composizione di fiori secchi particolare. Poi ho visto questo vaso, mi è piaciuto, l'ho preso e ho detto, ci voglio fare un terrarium. Poi ho detto, ma vabbè, ma le pietre sotto, che pietre metto? Perché comunque anche le pietre sono importanti che si usano. Mi è venuto il colpo di genio e dico, sai che faccio? Prendo la pietra pomice, perché la pietra pomice assorbe l'umidità in maniera, perché è porosa, assorbe ancora di più di una pietra normale che non assorbe nulla praticamente, ma la pomice toglie tutta l'umidità e
ed è ovviamente naturale, una pietra vulcanica ed è migliore secondo me. Dopodiché, dopo questa pomice che ho messo appunto alla base, prima di mettere il terriccio va messo un centimetro, dicono, di carbone attivo vegetale. Io ho detto: dove lo trovo il carbone attivo vegetale? Cioè, devo stare a impazzire. Ho chiesto un po' ai fioraia, addirittura non ce l'avevano, cioè, perché poi non sempre le cose si hanno facilmente. Ho detto: ma sai che faccio? Vado in farmacia perché là vendono le pastiglie. Sapete che vendono le pastiglie di carbone attivo vegetale? E ho detto: le compro in farmacia e metto le pastigliette normalissime che si usano normalmente quando si ha magari un po' di aria nella pancia, no? Per assorbire appunto. Ma in realtà quella assorbe anche, soprattutto l'umidità, e tiene lontani i germi, i batteri e quindi eventuali muffe, perché protegge il nostro terrarium. Quindi ho messo poche pastiglie, non moltissime, là dicevo un centimetro, io ne ho messe solo 13, anche perché avevo già messo la pietra pomice, non ho messo pietra normale. Se avessi messo la pietre normali, allora sì che andavo un centimetro anche di carbone vegetale. Dopodiché il terriccio normale che compriamo, quello leggero, insomma, per cactacee e succulente, insomma. E usate quello e poi vi sbizzarrite, fate le montagne, potete fare quello che volete con le pietre, comunque sia. Io poi ho fatto una cosa molto particolare, poi adesso ve la faccio vedere. E nulla, ragazzi, quindi io ho usato questo metodo che secondo me è una vera genialata, perché unisce la pomice, che toglie già l'umidità, al carbone vegetale. Adesso non è impossibile, almeno spero, che crei muffa. Ok. Vediamo, se non funziona così, veramente basta, non farò più nulla. A dopo, ragazzi. Questo è il terrarium, guardate che carino, ditemi se non è carino, vedete? Particolarissimo. Ho messo un legnometto là in fondo, vabbè, erano cose che già avevo, quindi vi potete sbizzarrire, quindi guardate, c'è anche una tillandsia, come vedete, questa qui poggia semplicemente sulla pietra, poi ci sono queste. Ecco, allora, parliamo un poco, diciamo questo. Queste, come vedete, sono quelle che vi ho detto, le piantine grasse a foglie strette. Queste potete metterle, tutte queste, come vedete. Poi ci sono dei piccoli cactus, io li chiamo cactusini, piccolini, quindi potete mettere queste, ok, quest'altra. E soprattutto, in fondo, vicino alla porticina, come vedete qui, aspettate che ingrandisco, vedete? Sta crescendo un piccolo plumosus, ovvero un asparagus plumosus. Ne ho messo uno qui, poi l'altro si trova in fondo qui, tra le due pietre, perché quello richiede molta più umidità, quindi vuole un'aria ancora più chiusa, diciamo, a differenza di questi cactus che invece amano l'apertura, quindi devono stare più ossigenati. Vedete, questo è particolarissimo perché questo poi il tappo in sughero che già anch'esso assorbe l'umido, potete anche aprirlo, quindi quando c'è troppa umidità si lascia aperto. Vedete la comodità di avere due aperture in un terrarium piuttosto che una, o addirittura non averne proprio. Quindi, come vedete, queste pietre che vedete sono tutte pomici, pietre pomici che si trovano, che io ho trovato dai cinesi, che ho messo sotto, come vedete. Poi ho posizionato il terriccio, poi nel terriccio ho messo 13 pastiglie circa di carbone attivo vegetale. Questa tillandsia è anche molto bella e particolare, quindi potete, se trovate un contenitore adatto, potete fare così, lasciarlo aperto o meno, a seconda di quello. Poi quando cresceranno dietro gli asparagus plumosus, ovviamente diventeranno come delle felci, vorrei farle uscire poi da qui e a cascata cadranno, saranno veramente belle, sempre se tutto andrà secondo i miei piani, mettiamola così. Ok. E con questo sfondo vi saluto, alla prossima, ciao ragazzi!